specifico in Sicilia, è giusto parlare di infrastrutture, ecco, quanto è importante in Sicilia? Molto importante, per questa ragione io ho deciso di iniziare con la mia prima visita istituzionale in questa regione e sono impegnata a venire, così come ho fatto da Ministra dell'Agricoltura, una volta al mese in Sicilia per ascoltare, per raccogliere quelle che sono le esigenze e per dare risposte, perché soprattutto adesso abbiamo una sfida davanti fondamentale che dobbiamo vincere assolutamente, non solo perché ci sono le risorse dell'Europa che dobbiamo spendere, li dobbiamo spendere bene e li dobbiamo spendere nei tempi utili, perché l'uso positivo di queste risorse significa generare opportunità di sviluppo sul territorio e quindi opportunità di lavoro per le persone che lo hanno perso, per quelli che lo hanno cercato e non l'hanno ancora trovato e per i tanti ragazzi e tante ragazze alle quali noi abbiamo il dovere di dare il diritto a trovare un futuro e un sogno anche in questa terra. Ad Agrigento i cantieri sono tanti, aperti come appunto la statale 640, oggi si è aperto un altro tratto, ma ancora c'è tanto da fare. E per questo dobbiamo portare a completamento quello che è già avviato e finanziare nei vari livelli, perché non tutto appartiene al livello nazionale, c'è il livello regionale, c'è il livello territoriale, ma dobbiamo finanziare e realizzare le opere utili, non solo quelle grandi, ci sono opere grandi e opere piccole che sono utili e sono utili per lo sviluppo e anche per la mobilità delle persone. Si parla tanto del ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto è una realtà alla quale bisogna dare una risposta concreta, è una discussione che è avviata da molto tempo, sono stati fatti troppi convegni e tante discussioni, adesso è il momento di incominciare a mettere qualche punto fermo. Le commissioni del Senato e della Camera, le commissioni competenti, hanno dato un parere proprio rispetto al recovery e nel parere delle commissioni è stato fatto un riferimento chiaro alla realizzazione del ponte. Adesso aspettiamo che la commissione che era stata istituita dal precedente governo completi rapidamente i suoi lavori e su questo poi bisogna assumere le responsabilità e le scelte conseguenti.